Question time, la seconda trasmissione del www.0766news.it. Siamo qui con Paolo Giallorenzo, che è responsabile della comunicazione di Forza Italia, nonché noto professionista nel campo del giornalismo. Sul tuo sito oggi si precisa alcune cose riguardo alla querela porto agraria permessi. Il punto della situazione. Beh, io credo che ci sia un malcostume diffuso e una prepotenza amministrativa che colpisce le fasce più deboli, e per fasce più deboli mi riferisco ai commercianti e ai cittadini. Un governo a 5 stelle che non si fa scrupolo di reprimere qualunque tipo di illegalità o presunta tale, mentre invece laddove c'è un potere economico, una forza politica importante che può decidere le sorti economiche della città, sono molto più tenere, anzi io credo che stiano in qualunque modo facendo finta di non vedere un'illegalità diffusa, e credo che i commercianti dovrebbero cominciare a ribellarsi, perché hanno subito veramente pesanti torti, danni, e non sono cittadini di serie B perché pagano le tasse come tutti gli altri. Certo, quindi le prossime azioni, l'Agraria risponderà credo domani, ma soprattutto sono già 6 giorni dall'ispezione dei carabinieri e ancora nessuno ha messo in atto nessuna azione per finire con queste illegalità. Io credo che ci siano dei reati che sono procedibili d'ufficio, e chi non lo sta facendo se ne assumerà le responsabilità, perché quel piazzale, quel recinto, possiamo chiamarlo recinto, è illegale sin da quando nasce. E siccome ci sono dei reati gravi che sono procedibili d'ufficio, chi continua a perdere tempo, tergiversa e non si rende conto di quello che sta facendo, ne risponderà davanti alla magistratura. Perché questo è un'esclusiva che vi do, è ufficiale che la Procura di Civitavecchia abbia aperto un fascicolo contro ignoti al momento, perché dovrà verificare chi ha commesso il reato, ma c'è un fascicolo e credo che ci saranno anche degli indagati molto, molto, molto a breve. Quindi, attendendo queste novità, diciamo, giudiziarie, l'auspicio è che finalmente la Giunta 5 Stelle, col suo sindaco Antonio Cozzolino, Beh, io ci credo sia che una serie di attività ben fatte, perché adesso, a Io parte credo, il discorso del sì. Pinocchio del non fare, adesso qui Io bisogna credo sì che però agire. un sindaco bugiardo di queste dimensioni possa far rabbrividire anche Marino, il sindaco di Roma. È un bugiardo, e credo che se avesse un briciolo di dignità, soprattutto per rispetto a quei pochi cittadini che lo hanno votato, perché non hanno votato tantissimi, però ha vinto e lui sta amministrando. Ha preso in giro e sta prendendo in giro una marea di gente. Quindi, se avesse un briciolo di dignità, dovrebbe indire una conferenza stampa e parlare con tutti noi ed accettare le domande e non scappare come fa sempre. Ringraziamo Paolo Giallorenzo per questa seconda trasmissione di Question Time. Appuntamento a domani. Grazie a voi.